Ortaggi della Landa. Nella Landa Corona si può osservare un fenomeno oltremodo insolito riguardante la varietà e la distribuzione geografica delle carote. Se la terra è ricoperta da uno spesso strato di neve, cresceranno carote algide. Se invece si semina in prossimità di un cimitero... Mi piace che il primo ha senso scientifico, il secondo è bullshit. Sembra un raccolto di carote oscure. I Pokémon di tipo ghiaccio prediligono le prime, mentre quelli di tipo spettro le seconde. Dalle leggende delle nostre terre apprendiamo che le carote sono il cibo più amato dal fido destriero del re dell'abbondanza. Bullshit, parla per te. E che ne so, non so se l'essenza di mia zia morta dà più sapore alle carote. Spero di poter avere una preview nel in-game prima di decidere che carote fare. Altrimenti penso che sceglierei quello ghiaccio, perché il ghiaccio è il mio terzo tipo preferito. Come mai esistano due versioni, tuttavia rimane tuttora un mistero. Yes! Devo fare una foto a questo. La danza scaccia gelo. Non è facile sopportare le temperature di questa landa innevata, che si fanno sempre più rigide anno dopo anno. Si rischia di passare troppo tempo in casa al calduccio, trascurando l'esercizio fisico. E quello è il problema principale dell'inverno eterno. Se stavi proprio pensando la stessa cosa, la tua la danza scacciagelo di Freesdale fa il caso... Ah, quindi... Ah, ok, turismo. Ah, ok, I get it. Metti in moto i muscoli e scaldati con le mosse di questa danza senza tempo. Alza le braccia, due piccoli inchini e voilà! Il freddo della neve paura più non fa. Cosa aspetti? Facciamo un bel cerchio e danziamo tutti insieme. Kumbaya. La danza scacciagelo di Freesdale è contagiosa e porta allegria e calore a tutte le età. A me interessa solo se la fa Peony. Ente turistico di Freesdale, progetto di sviluppo souvenir e regali. L'assemblea di seduta plenaria ha approvato in data odierna il progetto per la realizzazione dei pullover Re dell'Abbondanza. È confermato l'utilizzo di documentazione storica al fine di ridurre i costi di design. Si ringrazia chi ha proposto l'iniziativa e tutti coloro che l'hanno sostenuta. Siamo andati scendendo. Avrei dovuto leggerli al contrario. Però dai, carina la leggenda, mi piace circa. Ha più senso per me leggere una leggenda da dei libri che leggere i dettagli sulle ultracreature da un computer. Ah già, sono pelato. A volte mi scordo. Sì. Sì, carote. Ho capito tutto. Cal Calyrex. Capo Scotra, mi è sembrato che qualcuno mi chiamasse. Sei stato tu? E il suo schiavetto. Vedi, io faccio la parte del figlio bravo e Peony fa la parte del figlio che schiavizza i genitori. Boh, schiavizza, che approfitta dei genitori. Insieme facciamo sua figlia. Giovane umano, hai scoperto qualcosa sul mio fido destriero? Sì. Hai scoperto cosa piace al mio fido destriero? Magnifico! Oh, è passato ormai così tanto tempo da quando eravamo insieme che me ne ero dimenticato. Se avessimo questa cosa, forse potremmo attirarlo a noi. Di che si tratta, dunque? Ah... Della maglietta. Intendi quell'indumento che mi raffigura? Per quanto sia solo una rappresentazione mai riuscita delle mie sembianze, se il mio fido destriero la vedesse, senza dubbio fuggirebbe all'istante. Vorrei altre informazioni. La danza scaccia gelo. Magari servirà davvero qualcosa. La danza scaccia gelo di Freesdale, dici? Moltissimi anni fa mi è capitato di vedere gli umani del villaggio eseguire questa bizzarra danza. Purtroppo credo che nemmeno un Grident si avvicinerebbe se vedesse questa danza, e i Grident sono in fondo alla catena alimentare. Le briglie del legame, dici? Invero, con esse sarebbe assai facile legare a me il mio fido destriero. Purtroppo gli umani non mi offrono più le briglie in dono come in passato, e dubito che oramai ci sia modo di procurarsele. Vorrei altre informazioni. Delle carote.
Ma certo, le carote! In effetti, quando il mio fido destriero si trovava nelle vicinanze di campi coltivati con certi tipi di ortaggi, era un'impresa trattenerlo. Ora che ci fai pensare, quegli ortaggi erano carote. Giovane umano, come al solito, hai fatto un ottimo lavoro. Tu hai avuto secoli per... Vabbè. Se avessimo delle carote, potremmo attirare il mio fido destriero. Chissà se gli abitanti del villaggio coltivano ancora le carote. Se ne avessi anche un solo seme, potrei farlo germogliare io stesso. Ok, prendi possesso del vecchietto e farti dare un seme. Va bene, quindi il prossimo passo è avere le pietre armatura. Averne abbastanza. Mi fai uno sconto? Vuoi partire? Yes. Hai trovato Suicune. Ho salvato la sua posizione, quindi potrei affrontarlo di nuovo. Vuoi provare? Non ho preferenze. Questa è la pizza dove occasionalmente ti ricordi che c'è un po' di curry. Vabbè, speriamo non sia Maria Rosa. Ok, io voglio... fuoco. Cos'è, Entei? Vediamo chi è. Entei! Molly! Cioè, Nia! Eravamo così vicini a Ho-Ho. Sorry fan, preferisco Entei a Ho-Ho. Di Ho-Ho ne ho tipo 50. Perché ho clonato quello di Argento. Fango bella, baby. Danne un po' a me, fan. Non so quanti di... magari mi serviranno 10 Calyrex per il Living Dex. No, vabbè, massimo tipo 4. I guantini. La cattura è garantita alla fine se vinciamo. Non ho ball carine però. È stato facile. Quale tengo? 13. Ah, i moltiplicatori, guardali lì. Bene. Abbiamo i nostri fondi per le carote. Cosa se ne fai delle rocce, Max? Possiamo seppellire nei campi e far crescere delle verdure enormi. È così che funziona? Ok. Potevate chiedere agli scienziati.
Ok. Immagino che devo piantarli là dove c'era il capovillaggio. Se non va... Se non... Ok, mi ha toccato, credo. Hey, Rodactyl. How's it going? Giga impatto. Beh, è un'animazione figa almeno. Ouch. What? Invece di calcolare i turni, ha calcolato gli anni. 2 gennaio. La il cavallo ha partorito. Il nome del figlio è Calyrex. La selvaggia creatura si prostrò davanti al re e ne divenne il destriero. La devozione della gente nei confronti del re si fece incrollabile. I nostri antenati eressero un tempio in onore del re attorno a un giovane albero sacro che cresceva sulla vetta di un monte, che ora sfonda il tetto, no? Che è quello in background. Al contempo gli donarono delle briglie per domare il destriero. Magari a Sony interesserebbero queste cose. Ma per qualche motivo si accontenta di guardare impronte di moschettieri. In. Elettritore! C'erano pesci che tornavano? Non ricordo, onestamente. Ah, Suicune. Lilip! Lilip è molto underrated. Non è che ne vado matto, però. Ok, valle innevata. Back to the snow. I fan di... Oh, ok, pensavo che sarebbe stato raro, ma here we go. Metang selvatico. Catch rate 3, here we go. Più difficile di coso, probabilmente. Di Registeel. Niente cattura critica. Quindi... Vai, Mega Ball! Che ball tiro! Ultra... Oh, spero di non prenderlo. Francesco rovina tutto! Tutto! Ah... Beldum? Ecco, già, eccoli qua. No problem. Vabbè, non devo fare un nuovo se lo prendo. Yes. Yes. Ah. Una di queste sarà cattura critica. Sicuro che siete entusiasti. Thank you. C'è direttamente il big boss Metagross. Oh, al tempio di Re Joyce. Here we are. Pisù. No, oh, niente tier di gelo raggio. Ok. Cos'era avere Cryogonal al primo posto, no? Cammina insieme a un cristallo di neve vivente. Funziona solo Cryogonal, immagino, no? C'è tipo Bergmite. Drago. Decidi tu il nome di Regice. E deve essere una freddura. Che ci sta in, cos'è, 12 lettere. Ok, ho visto la battuta che hai fatto, ho cambiato idea.
Jackie! Jacques! Pesa tanto Reggie Ace? È il più leggero, credo, dei Reggie. Muoio, buoni danni. No, calciatori non li accetto. Questo è solo per provare. Ok, troppo presto. Devo indebolirti un altro po', eh. Psicozana di Stilton non dovrebbe essere potente abbastanza. Beh, non credo. Ouch. Ehi, è blu. Ultima fetta di pizza. Here we go. Premier Ball. Reset. È come i vecchi tempi. No, deve essere una freddura in italiano, certo. Troppo facile fare battute con ice. In inglese. Come on, sandwich. Il sandwich va servito freddo. Non voglio dire che devi usare gel raggio. Ouch. Va bene, Reggie Ice. You got me. Ouch. Ouch! Quello è sotto copyright. Avevo detto che succedeva almeno una volta, però. It's time. Di Pokémon che uso. Ehi, cos'è questo? Non sei tu che fai loro. Giochiamo a Paper Mario. Per ora me lo sto godendo sto DLC. Perché non è ancora arrivata la delusione. Potenziale c'è, ma il fatto che Calyrex sembra, sai, una persona normale, circa. Il fatto che stiamo conversando amichevolmente non mi dà troppe speranze. Non c'è un conflitto. Per ora. E non è che deve esserci, però... Però sarebbe stato figo... trovarle in giro gli indizi su come entrare, invece di avere gli appunti di Peone. È tipo un alto e basso Peone. Voglio amarlo. È come suo fratello. Il tema dei Regium è uno dei miei temi preferiti, però, in generale. Il fatto che non hanno una faccia più questo tema, bellissimo. Ora ci entri nella Premier Ball, bro. Dobbiamo far venire in questa zona la tizia dei fossili. E farle vedere come sono quelli veri. Nice! Così arriva lì e dice... Ah, ecco! Ok, Drago, sentiamo sto nome. Che sono 3 ore che hype. Interamente costruito da ghiaccio, si narra che nacque sotto un massiccio strato di ghiaccio durante l'era glaciale. Visto? Cosa c'entra Regi?
Gigas. Michelangelo. Ti perdono perché è così brutta, tipo, è Michelangelo, quindi cambia l'accento. E hai occupato tutte e 12 le lettere. Bip, 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 bip. Pronto, mi senti? Sono io, Peony. Come va la spedizione? Ti stai divertendo? Cosa? Hai incontrato Regice, il gigante di ghiaccio? Ottimo lavoro, caposquadra. Mi raccomando, mettici lo stesso entusiasmo anche per gli altri giganti. Papà, mi chiami sempre, ma non ci sei mai quando conta. Capisco perché se n'è andata l'altra tizia. Serve bene fare il padre in questi momenti, quando fa comodo. Ah, c'è da leggere. Leggiamo. 21 aprile. In un lontano passato il re portò l'abbondanza in queste sterili terre innevate. È grazie a lui che l'altopiano corona è divenuto come lo conosciamo ora. Fintanto che il legame tra noi uomini e il re non si spezzerà, confidiamo che questa terra resterà eternamente rigogliosa e fertile. Hai letto che devi mostrare i semi a Calyrex? Ah, devo mostrarli a Calyrex? Shit. È che mi ha visto e ha fatto sì e poi è andato via. Pensavo fosse sufficiente. Ah, sotto dici. Mostra i semi di carota Calyrex. God damn it. Stupido bulbo. Già lì, giusto. Oh god, ho lasciato lì Peony. Giovane umano, hai trovato le carote. Incredibile. È una vera espressione quella. In quel sacchetto misterioso ci sono dei semi di carota. Gli esseri umani progrediscono continuamente e così le risorse di cui dispongono. Che cosa profondamente ammirevole. Tuttavia, i campi del villaggio non sono abbastanza fertili per coltivare carote. Se il suolo fosse fertile, potrei far nascere le carote con i miei poteri. Nella mia landa ci sono due terreni adatti alla coltivazione di siffatti ortaggi. Sì, li ho già visti, Calyrex. Uno è un campo ricoperto da uno spesso strato di neve di un bianco purissimo. L'altro si trova vicino alle pietre tombali che vegliano sui defunti. Potrei usare i miei poteri per portare a maturazione le carote in uno di questi campi. Scegliene uno e pianta i semi di carota. Aspetta, come ha fatto Peony a chiamarmi se era posseduto da Calyrex? Gua? Ma com'è che ultimamente finisco sempre per addormentarmi in giro? Sarà perché come caposquadra stanziale ho anch'io il mio bel da fare. Mi raccomando, caposquadra, non stancarti troppo. Vabbè, dettagli, già. Dettagli. Il diavolo nei dettagli. Nonna! Ma è vero che sono un furry? E che cos'è un furry? I furry sono quelli che, secondo la tradizione, vanno dati in sacrificio al vulcano. Quindi, figliola, preparati! Mi canti la canzone del Pokémon destriero del re? NB non ho niente contro i furri. È una battuta. Va bene, ecco qua. Selvaggio e bianco come la neve, con la carota algida copyright si saziava. Candido color glaciale, il freddo ortaggio divorava. Selvaggio e nero come la notte, con la carota scura si sfamava. Oscuro color spettrale, la tetra verdura trangugiava. Mi raccomando, fai anche tu come il Pokémon della canzone e mangia tanta verdura. Voglio quasi quello nero per chiamarlo Furia Cavallo dell'West. Vabbè, io scelgo quello ghiaccio perché mi piace il tipo ghiaccio, sorry. Poi posso chiamarlo Napoleone.
Napo orso capo? Napo horse. Basta, la pizza era marcia. Ok.